Benvenuti al Posa Fan Forum, edizione che segue di poche ore la disputa di SummerSlam, un evento che rimarrà per sempre impresso nella nostra memoria. Guardate, ho tutti i capelli scombinati, mi è cresciuta la barba a ritmo impressionante. Perché? Perché di SummerSlam racconteremo dei suoi grandi sviluppi narrativi, dell'importanza di alcuni risultati, ma anche e soprattutto della totale dominanza di Brock Lesnar. Un Brock Lesnar che 12 anni dopo la conquista del primo titolo massimo WWE, aperta parentesi, ai tempi fece segnare anche il record per il più giovane campione, poi sottrattogli da Randy Orton, chiusa parentesi, un Lesnar, dicevo, che ora torna sul trono e sembra totalmente dominante. Chi lo può scalzare? Non questo John Cena. Assolutamente no. Una rivincita non se l'è meritata. È stato annientato. Lesnar ha tenuto fede alle sue promesse di conquista. E francamente, se devo dirvi la verità, non credo che nemmeno l'attuale Roman Reigns sia all'altezza di Lesnar. Certo, Roman è forte, grosso, potente, figo, carismatico, aggressivo. Ma c'è qualcosa che manca ancora. Andare contro Lesnar ora significa rischiare di bruciarsi. E allora vi do io due nomi caldi, andando controcorrente, perché entrambi sono due part-timers. Ma se dovessi scegliere io chi è il primo sfidante di Brock Lesnar, se possibile selezionerei uno tra The Undertaker, che deve vendicare la sconfitta dalla striscia vincente di WrestleMania, e The Rock, che comunque ha un fisico imponente ed è anche lui un bel animale da ring. Il Rock che vedremo tra qualche ore forse ci chiarirà meglio la situazione, ma io credo anche che i Booker e Writer della federazione siano di fronte ad uno snodo importante che condizionerà parecchi mesi a venire. Perché, insomma, si sono aperte tantissime trame. John Cena cosa farà adesso? Si ritirerà, appenderà gli stivali al chiodo, vorrà una rivincita, malgrado, ripeto, secondo me non se la meriti. E poi cosa dirà alla sua compagna? Cosa succederà tra Nikki e Bribella? E l'Authority riuscirà a imbavagliare Brock Lesnar e a renderlo l'uomo al guinzaglio, il suo assassino, il suo mercenario? Oppure Lesnar dirà: no, questa cintura l'ho vinta io e con voi non ho niente a che fare. Insomma, ci sono degli scenari che potrebbero veramente ribaltare e mettere sotto sopra la federazione, un po' come Brock Lesnar, stile gatto col gomitolo, ha messo sotto sopra John Cena. Quindi mi pare di avervi già fornito parecchi spunti di discussione, eh? E allora mani roventi e qua sotto lasciatemi i vostri commenti. Per quanto riguarda invece la fanpage di Facebook, mi raccomando, non spoiler fino alle 20, dopodiché si parlerà liberamente dei risultati di SummerSlam. Ci vediamo e ci sentiamo tra 7 giorni. Alla prossima, ciao!